Dopo la fuga di Napoleone dal suo esilio all'isola d'Elba, le principali potenze europee si coalizzarono contro di lui, ben decise a farla finita. Le prime nazioni a mobilitare i loro eserciti furono Austria e Russia, seguite dall'Inghilterra e dalla Prussia. All'inizio Napoleone era animato da intenzioni pacifiche e disse che il suo ritorno in Francia non avrebbe significato un nuovo ciclo di guerre, ma i monarchi europei si rendevano ben conto che finché Napoleone fosse rimasto vivo e libero, la pace dell'Europa sarebbe stata sempre in pericolo. Napoleone riuscì a schierare un esercito di più di 120.000 soldati e decise di mantenersi sulla difensiva nella zona intorno a Parigi, mentre avrebbe attaccato in Belgio le truppe dei coalizzati. I primi scontri furono favorevoli ai francesi. Le truppe prussiane del maresciallo Blücher vennero battute nello scontro di Charleroi e costrette alla ritirata. Malgrado l'esercito francese dimostrasse alcune deficienze nell'ambito del coordinamento tra le varie parti dell'armata, gli inglesi di Wellington e i prussiani vennero nuovamente battuti nelle battaglie di Ligny e di Quatre Bras. Quest'ultima, in realtà, fu per i francesi una vittoria incompleta, in quanto le truppe britanniche riuscirono a ritirarsi indisturbate. Si arrivò così al 18 giugno 1815, il giorno dello scontro decisivo. La battaglia in realtà si svolse nei pressi del villaggio di Mont-Saint-Jean, alcuni chilometri a sud della cittadina di Waterloo, dove si trovava il quartier generale del duca di Wellington. La battaglia inizia alle 11.30 col fuoco dei cannoni francesi, a cui segue l'attacco delle fanterie. Le posizioni inglesi tuttavia resistono. Napoleone invia la propria cavalleria all'assalto delle posizioni britanniche schierate attorno al castello di Hougoumont. Tuttavia gli inglesi resistono e addirittura la loro cavalleria contrattacca. Col passare delle ore, la situazione si fa incerta per i francesi, mentre Wellington spera che da un momento all'altro giungano al suo soccorso le truppe prussiane di Blücher. In un vano tentativo di infrangere la resistenza nemica, la cavalleria di Napoleone si fa massacrare dai soldati delle giubbe rosse inglesi in una serie di cariche tanto eroiche quanto insensate. Alle 16.30 del pomeriggio i prussiani, sfuggiti all'inseguimento del generale francese Grouchy, giungono sul campo di battaglia ribaltando la situazione e travolgendo i francesi. In un ultimo disperato tentativo Napoleone fa avanzare gli 11 battaglioni della vecchia guardia. Il loro impeto però si infrange sotto il tiro dei moschetti e dei cannoni nemici. Per i francesi la battaglia è irrimediabilmente perduta. Sul campo restano più di 40.000 morti, tra francesi, inglesi e prussiani.
Waterloo fu l'ultima battaglia di Napoleone Bonaparte. Consegnatosi agli inglesi e mandato in esilio nella sperduta isola di Sant'Elena, nell'Oceano Atlantico, Napoleone vi morì il 5 maggio 1821.